Incidente stradale a Chiaravalle, un ferito. Incidente stradale questa mattina in via Gregorio Ostellano a Chiaravalle Centrale. Un anziano del luogo stava per attraversare sulle strisce pedonali la strada quando sopraggiungeva un furgone e lo colpiva. L'anziano cadeva sull'asfalto e perdeva sangue. Pronto l'intervento dell'equipe SUEM 118, postazione Chiaravalle, che prestava le prime cure sul luogo dell'incidente. E poi veniva trasportato presso l'ospedale di Soverato per gli accertamenti. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso, mentre il coordinatore della polizia locale Michela Chiefari, insieme all'agente della polizia locale Caterina Mantello, per regolamentare il traffico che in quell'ora era numeroso. Sul posto per pulire l'arteria dal sangue e dai fazzolettini la ditta Maiolo e Figlio di Chiaravalle. Intanto sono giunti segnali positivi delle condizioni dello sfortunato anziano che sono migliorate. Lamezia, uomo muore dopo malore in supermercato. Un uomo di 65 anni è deceduto ieri sera dopo aver avvertito un malore all'interno di un supermercato situato su Via del Progresso. Intorno alle 19, da quanto si apprende, il signore si trovava all'interno dell'attività commerciale per fare la spesa, quando ha avvertito un malore ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Inizialmente dal 118 sarebbe stata mobilitata un'ambulanza da Soveria e successivamente quella dell'ospedale di Lamezia. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri e sulla tempistica dei soccorsi interviene il delegato SMI 118 della provincia di Catanzaro, Saverio Ferrari. Ciò che è accaduto ieri sera a Lamezia, purtroppo con esito fatale. Sappiamo se la tempestività dell'intervento avrebbe potuto evitarlo, spiega. Accade giornalmente, ma non fa notizia grazie ad esiti molto meno drammatici. Ciò che appare chiaro a tutti è l'inefficienza e quindi l'inefficacia del servizio 118 ormai abbandonato a se stesso, nel disinteresse della politica nazionale, regionale e anche delle amministrazioni comunali calabresi, con sindaci assolutamente incapaci anche solo di porsi la domanda del perché i loro concittadini non riescono ad avere una risposta sanitaria degna. Vibo, vietati funerali pubblici per Leo Luca Lobianco. Non ci saranno funerali pubblici per Leo Luca Lobianco, 64 anni di Vibo Valentia, detto Urozu, ritenuto esponente di spicco dell'omonimo clan che ha la sua base operativa nella città capoluogo di provincia. È stata la questura di Vibo Valentia a vietare i funerali per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Leo Luca Lobianco, condannato anche in appello a 12 anni di reclusione nel processo nato dall'operazione Rinascita Scott, troncone con rito abbreviato, è deceduto all'ospedale Jazzolino di Vibo. Dopo essere stato arrestato nella maxi operazione scattata nel dicembre 2019, nel giugno 2021 era passato agli arresti domiciliari per motivi di salute. In precedenza aveva scontato una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, rimediata al termine dell'operazione antimafia denominata Nuova Alba. Sul conto di Leo Luca Lobianco aveva da ultimo reso dichiarazioni il collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena, che l'aveva collocato tra i personaggi più influenti e pericolosi del clan Lobianco, capace di creare tensioni e contrasti nell'ambito della stessa cosca e mantenere al contempo rapporti privilegiati con il boss Diego Mancuso di Limbadi, per come emerso nell'operazione antimafia denominata Olimpo. Molesta e minaccia per mesi, donna di cui era invaghito, giudizio immediato per stalking, 52enne di Sera San Bruno. Avrebbe molestato e minacciato per mesi una donna di cui si era invaghito. Con l'accusa di stalking, il GIP del Tribunale di Vibo Valentia ha disposto il giudizio immediato nei confronti di SM, 52 anni, di Sera San Bruno. Lo stesso si trova attualmente agli arresti domiciliari ed è accusato di aver posto in essere condotte reiterate, chiedendo informazioni sul conto di una donna conosciuta nel corso di una cena, mandandone poi numerosi messaggi WhatsApp, avanzandole richieste di denaro e minacciandola di rilevare a terzi soggetti situazioni di una relazione mai esistita. L'uomo avrebbe poi contattato gli amici della donna, invitandoli a non frequentarla, sino alla richiesta dell'invio di fotografie al fine di verificare cosa facesse, dove si trovasse e in compagnia di chi. Diverse le minacce rivolte via messaggi WhatsApp alla ragazza, comportamenti andati avanti sino al marzo scorso, quando la donna, assistita dall'avvocato Elia Staropoli, si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini e trasmesso un'informativa di reato alla procura di Vibo Valentia, che con il PM Maria Barnabei ha chiesto e ottenuto per l'indagato il giudizio immediato.
L'inizio del processo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia è stato fissato per l'11 luglio prossimo. Rose bianche per ricordare Fabiana Luzzi, giovane uccisa dal fidanzato a Corigliano Rossano 11 anni fa. Una corona di rose bianche è stata deposta nel parco dedicato a Fabiana Luzzi, la sedicenne accoltellata 24 volte e bruciata viva dal fidanzato Davide Morrone a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, nel giorno dell'11° anniversario della sua tragica scomparsa. Morrone, minorenne all'epoca dei fatti, è stato condannato in appello con sentenza passata poi in giudicato a 18 anni di reclusione, 4 in meno rispetto al primo grado, per il riconoscimento della semi-infermità mentale. Ad organizzare la commemorazione il Centro Antiviolenza Fabiana e le case rifugio Mondiversi e Libere Donne. Presenti diversi soci che hanno deposto una rosa bianca e fatto volare palloncini in ricordo di Fabiana. Quest'anno i genitori Mario e Rosa non erano presenti nel parco dedicato alla figlia, ma a deporre la corona di rose c'erano le due sorelle, Marika e Sonia. «Non abbiamo più la forza di presenziare a questi momenti dedicati a nostra figlia», ha detto il papà Mario, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, «perché più passa il tempo e più diventa difficile andare avanti. È un peso enorme, mostruoso, che ci sta distruggendo ogni giorno di più. Sono 4.000 giorni e notti che conviviamo con questo dolore. È un vuoto che diventa sempre più grande. Ci manca ogni giorno sedersi a tavola con lei, ci mancano i suoi sorrisi e i suoi abbracci, ci manca la quotidianità». Se ci si impegna durante la giornata riusciamo a stare un po' meglio, solo perché distratti, ma nei momenti come quello di oggi, che ci si ferma a ricordarla, per noi è deleterio. Il papà ha anche parlato di responsabilità dello Stato nei casi di femminicidio. Le leggi, ha detto, sono cambiate. Un tempo se sbagliavi pagavi la giusta pena, ora ci sono troppe attenuanti che garantiscono chi sbaglia. Se sbagli devi pagare, il buonismo che riscontriamo in molte circostanze non ha senso. Molte responsabilità sono delle leggi dello Stato e poi la famiglia non è più quella di un tempo e molti giovani non hanno più punti di riferimento. Rose bianche sono state deposte anche in contrada Chiubicca a Corigliano, luogo del ritrovamento della giovane Fabiana ormai priva di vita. Sesso con una sedicenne in cambio di soldi, confermata l'assoluzione di un anziano di Cropani. L'accusa era quella di sfruttamento della prostituzione minorile, accusa che lo ha trascinato prima in carcere e poi gli arresti domiciliari. Solo a ottobre del 2020, è quasi un anno dall'arresto in flagranza di reato, per SM, 70enne di Cropani Marina, era arrivata l'assoluzione disposta dal Tribunale di Catanzaro. In accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall'avvocato Eugenio Perrone, oggi la conferma di quella sentenza per mano dei giudici della Corte d'Appello di Catanzaro, presidente Antonella Calati, all'atere Antonella De Simone e Maria Cristina Flesca, davanti ai quali, sulla richiesta di condanna avanzata dalla Procura Generale, è prevalsa ancora una volta la tesi difensiva degli avvocati Eugenio Felice Perrone e Sara Spanò. Crolla dunque l'impianto accusatorio che l'avrebbe visto fare sesso in una casa di Botricello con una ragazza di soli 16 anni in cambio di soldi, variabili dai 5 ai 15 euro. Soldi che in realtà l'uomo avrebbe regalato alla minore senza alcuna pattuizione sessuale, hanno concluso i giudici, che hanno scagionato l'uomo per l'insussistenza del fatto. Procive Calabria su terremoto, paura ma non danni a persone o cose, scossa avvertita anche a Lamezia. A seguito della scossa di terremoto rilevata alle ore 19.35 di ieri, venerdì 24 maggio, di magnitudo 4, con epicentro nei pressi di Cirò, a Crotone, la sala operativa della Protezione Civile della Regione Calabria e l'ufficio provinciale di Crotone hanno provveduto immediatamente ad effettuare una ricognizione con i comuni posti entro i 20 km dall'epicentro. La scossa è stata distintamente sentita dalla popolazione, causando ovviamente preoccupazione, ma non ci sono state segnalazioni di danni o persone o cose. Inoltre, in conseguenza del blocco della circolazione sulla linea ferroviaria ionica, per consentire le opportune verifiche RFI, ha richiesto il supporto della Protezione Civile regionale, che tramite le associazioni di volontariato appositamente attivate ha prestato assistenza ai passeggeri dei treni fermi in attesa dei controlli, ai quali sono stati forniti generi di conforto fino alla ripartenza, con i bus messi a disposizione da Trenitalia. L'attività di monitoraggio della Protezione Civile è andata avanti per tutta la notte e ancora in queste ore le strutture sul territorio sono allertate e pronte ad intervenire. E quanto si legge in una nota della Protezione Civile della Regione Calabria? Secondo alcune segnalazioni, la scossa è stata avvertita anche a Lamezia. Per precauzione, oggi tutte le scuole di Cirò e Cirò Marina sono rimaste chiuse.
Sequestrata droga a Castrovillari, segnalate due persone. La Polizia di Stato di Castrovillari, nel corso di controlli e perquisizioni in città e nella frazione Doria di Cassano, ha rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti per un totale di 132 grammi di hashish, 11 grammi di cocaina e 43 grammi di eroina in pietra. Due persone sono state segnalate alla prefettura, in particolare personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Castrovillari, congiuntamente all'unità cinofila della questura di Vibo Valentia, è entrata all'interno di un complesso residenziale nella frazione Doria di Cassano allo Ionio e nel corso dell'attività è stata rinvenuta in un'area adibita a verde pubblico nei pressi delle case popolari, cocaina suddivisa in 15 dosi per un totale di circa 11 grammi ed eroina in pietra suddivisa in 49 dosi per un totale di circa 44 grammi. Il servizio proseguito in città ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori sostanze stupefacenti per un totale di 130 grammi di hashish. La droga, seppur ben occultata all'interno di un box di un condominio del centro cittadino, non è sfuggita al fiuto dei cani antidroga. Sottraggono 3 milioni al comune, tre indagati nel Crotonese. Versavano il denaro del comune di Savelli, centro montano del Crotonese, sui loro conti correnti con una sistematicità impressionante. Ben 320 mandati di pagamento falsi per un ammontare di quasi 3 milioni di euro, soldi che invece di essere destinati al pagamento delle spese pubbliche, transitavano sui conti correnti personali di due impiegati comunali e di un'imprenditrice ritenuta loro complice. Un raggiro che andava avanti da almeno 10 anni, che è stato scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Crotone e da quelli della compagnia di Ciro Marina, che hanno eseguito nei confronti dei tre persone indagate un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone per i reati di peculato, falso ideologico e autoriciclaggio commessi in modo continuato in danno del comune di Savelli dal 2013 al 2023. Reati dei quali sono accusati l'ex responsabile del settore finanziario contabile e tributi del comune di Savelli, un ex dipendente dell'ente e il titolare di un'impresa. L'attività di indagine è nata in seguito di una denuncia dell'attuale sindaco di Savelli, Franco Spina, il quale eletto l'anno scorso si era accorto di inspiegabili buchi nel bilancio del comune. A far suonare il campanello d'allarme sarebbe stata la revoca di un finanziamento regionale a causa di debiti del comune, risultato moroso per i pagamenti di servizi pubblici e la scoperta dei mancati versamenti di contributi previdenziali a dipendenti comunali che stavano per andare in pensione. Le indagini ancora in corso hanno appurato la distrazione reiterata nel tempo di denaro pubblico per l'importo complessivo di 2.830.404 euro. Definitiva la soluzione degli imprenditori Eugenio e Sebastiano Sgromo. Confermata anche in Cassazione la definitiva soluzione dei fratelli Eugenio e Sebastiano Sgromo, la vicenda giudiziaria che aveva visto protagonisti Eugenio Sgromo e Sebastiano Sgromo condannati in primo grado in sede di rito abbreviato, il primo per reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza, entrambi aggravati dalla mafiosità, e il secondo per il reato di favoreggiamento aggravato dalla mafiosità per aver agevolato una cosca di 'ndrangheta. La vicenda risiede nella circostanza che agli Sgromo venivano rimproverate dichiarazioni reticenti ed omissive rispetto a una tentata estorsione ordita da un'organizzazione criminale proprio ai loro danni. All'esito della pubblica udienza del 22 maggio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale contro la pronuncia di assoluzione della Corte di Appello di Catanzaro a favore degli imprenditori Eugenio e Sebastiano Sgromo, difesi dagli avvocati Francesco Gambardella e Massimiliano Carnovale. Stagione balneare Lidi, il comune Lamezia corre ai ripari, subito avviso per concessioni provvisorie. Il comune mette mano all'intricata materia delle concessioni balneari alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce la necessità di una procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale. La Giunta Comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo ai dirigenti con il quale indica come strada da perseguire, immediato e quindi per la stagione estiva ormai alle porte, un avviso pubblico per il rilascio di una concessione demaniale marittima provvisoria riferita alla sola stagione balneare dell'anno in corso. Più a lungo termine, invece, la soluzione è l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria nazionale e regionale e del piano spiaggia comunale.
In un ambiente naturale come quello lametino, si legge nella delibera di giunta, la recettività balneare è svolta unicamente dai pochi lidi che negli anni hanno operato negli ambiti Marinella e Bosco Litoraneo, a ridosso del tratto di lungomare Falcone Borsellino, che ne rappresenta l'infrastruttura pubblica di collegamento a monte della spiaggia. Ad oggi il Comune ha rilasciato una sola concessione demaniale marittima, tant'è vero che viene aggiunto nell'atto le altre concessioni demaniali marittime di natura turistico-balneare non risultano essere in costanza di vigenza, dovendosi applicare quanto stabilito con la recente sentenza del Consiglio di Stato. Guardia Costiera Soverato, emanata ordinanza di sicurezza balneare, ecco cosa prevede. Con l'approssimarsi della prossima stagione estiva, la Guardia Costiera di Soverato ha proceduto ad emanare l'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2024. Il provvedimento si pone l'obiettivo di disciplinare la balneazione e le attività connesse che si svolgono nei specchi acquei e sugli arenili antistanti litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Soverato, che comprende i comuni di Simericrichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Saletti, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle e Monasterace, fino alla foce del Torrente Assi, con peculiare focus sulla sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, oltre che alla tutela dell'ambiente e delle bellezze naturali del territorio. In linea generica, l'ordinanza di sicurezza balneare è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi pubblici del mare in un periodo intenso come quello estivo. Come tale deve necessariamente tenere in considerazione delle esigenze delle realtà locali, contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza. Il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato vuole sottolineare come talune buone prassi possono scongiurare pericoli in modo da poter fruire al meglio del mare nel corso della stagione balneare. Osservare le bandiere posizionate nei pressi dei luoghi di balneazione. Le bandiere sulla spiaggia indicano le condizioni del mare. Una bandiera rossa significa che è pericoloso entrare in acqua. Non nuotare da soli, è più sicuro nuotare in compagnia. In caso di difficoltà, qualcuno può aiutarci o chiedere il necessario aiuto ad altri. Usare dispositivi di galleggiamento. I nuotatori meno esperti devono ricorrere all'uso di un giubbotto di salvataggio o altri dispositivi di galleggiamento. Evitare l'alcol. Non bere alcol prima o durante la permanenza in acqua. L'alcol può influenzare il giudizio e ridurre la capacità di nuotare. Rispettare l'ambiente e il mare, non rilasciare rifiuti sulla spiaggia o in acqua, rispettare la natura e gli animali marini è un dovere fondamentale per tutti i bagnanti. Incendi boschivi, c'è l'ordinanza del sindaco a Gasperina. Incendi boschivi in estate, a Gasperina scatta l'ordinanza del sindaco Gregorio Gallello. Il provvedimento in vigore dal 15 giugno fino al 30 settembre 2024 interviene essenzialmente sulle zone agricole inserite nel PSC. Gallelli, per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale, ha disposto il divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville o brace. Compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco, esercitare attività pirotecnica. Fino al 15 giugno 2024 e dopo il 30 settembre 2024, nelle zone agricole, è consentita, con le opportune precauzioni e modalità di sicurezza, bruciare sfalci d'erba e ramaglie, si puntualizza nell'ordinanza. Non mancano tuttavia regole anche per le zone in ambito urbanizzato. Non è mai consentito alcuna accensione di fuoco, i tagli d'erba e le ramaglie devono essere smaltiti come rifiuti, evidenzia Gallelli nel provvedimento. Chiaravalle Centrale chiude il servizio civile WIL-DM. Con il cuore pesante, il presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Chiaravalle Centrale, Giovanni Sessito, ha annunciato con un post la sospensione del progetto di servizio civile dell'associazione a partire dal 25 maggio. Siamo costretti a chiudere, ha dichiarato Sessito, evidenziando che la decisione è stata imposta da crudeli tagli ai finanziamenti governativi. Questa drammatica sospensione lascia 12 utenti disabili privi del servizio di assistenza e trasporto, un diritto fondamentale per loro. Abbiamo lavorato sodo per cercare di raccogliere i fondi necessari, ma nonostante gli sforzi, la ricerca di fondi per salvaguardare questo servizio vitale si è rivelata vana, ha spiegato Sestito. Nonostante il generoso supporto degli imprenditori locali, della Caritas e di altre realtà del comprensorio, l'obiettivo finanziario non è stato raggiunto.
Questo comporta non solo la perdita di preziose opportunità di lavoro per molti giovani, ma anche un futuro incerto e solitario per molti disabili, costretti a rimanere prigionieri nelle loro case. La loro solitudine forzata è una ferita aperta nella coscienza delle nostre istituzioni, ha dichiarato Sestito, aggiungendo che questa situazione dovrebbe incitare tutta la comunità locale a combattere per i diritti dei più vulnerabili. Nel suo ruolo del presidente della UIL-DM provinciale di Catanzaro, Sestito ha lanciato un appello urgente alle amministrazioni comunali affinché si risveglino dal torpore di indifferenza e si facciano carico delle vite che stanno trascurando. È una vergogna che queste persone siano abbandonate a un destino così crudele, ha affermato con forza. Questo momento di crisi ricorda quanto sia cruciale lottare per i servizi che sostengono i più vulnerabili tra noi. Le persone fragili non chiedono quello che non è loro, ma i loro diritti garantiti dalla Costituzione e che le amministrazioni hanno il dovere di garantire, ha sottolineato Sestito. In chiusura ha invitato tutta la comunità a tenere queste persone nei propri pensieri e a condividere idee e supporto per alleviare questa difficile situazione. Grazie per la solidarietà, ha concluso Sestito, sperando in un risveglio delle coscienze e in un impegno collettivo per un futuro più giusto. Investimenti europei e fondi strutturali, c'è l'intesa tra Regione Calabria e Guardia di Finanza. Intensificare il coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni per la vigilanza sulle operazioni finanziate attraverso fondi strutturali e investimenti europei per impedire ingerenze criminali di ogni genere. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a Catanzaro dalla Regione Calabria e dalla Guardia di Finanza. L'accordo sottoscritto dal governatore Roberto Occhiuto e dal comandante regionale del Corpo Generale di Divisione Gianluigi D'Alfonso si inserisce nella scia di collaborazione instaurata tra le parti con i protocolli sull'attuazione del piano di rientro dal disavanzo della spesa pubblica sanitaria e per la tutela delle risorse stanziate dal PNRR e si propone di valorizzare ulteriormente i rapporti interistituzionali allo scopo di combattere le indebite percezioni di sovvenzioni pubbliche. L'attuale documento, che rinnova e aggiorna i termini delle intese strette in passato, introduce nuove modalità di collaborazione e scambio informativo finalizzate a migliorare l'efficacia dei controlli sui finanziamenti dell'UE FSE Plus, FESR, FEAGA e FEASR. 2021-2027 per il recupero di somme indebitamente percepite e per garantire una comunicazione tempestiva alla Commissione europea di eventuali irregolarità. In particolare si prevede la trasmissione dell'elenco di beneficiari alla Guardia di Finanza per controllarne l'affidabilità. La possibilità di accedere da parte dei reparti della finanza alle banche dati regionali per poter verificare se ci siano soggetti a rischio di malversazione o di gestione illegale dei fondi. La segnalazione da parte della regione di situazioni sospette o anomale per approfondimenti e la possibilità di interrompere le erogazioni e una serie di iniziative a livello di formazione comune sulle procedure amministrative di gestione dei fondi. La Calabria ha tanti problemi, oltre che tante risorse, ha detto il presidente Occhiuto, per cui è necessario l'impegno di più istituzioni e più livelli istituzionali per affrontarli e risolverli. Fondi investimenti stradali, Fabrizia è l'unico comune del Vibonese nella graduatoria degli ammessi del MIT. Fabrizia è l'unico comune del Vibonese ad essere inserito nella graduatoria approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli aventi diritto al finanziamento del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni. Le attività che si potranno realizzare riguardano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Il fondo, dell'importo complessivo di 18 milioni di euro su scala nazionale, è destinato ai centri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2021. Le istanze ammesse sono state 3.685. Nel caso di Fabrizia saranno erogate risorse per 127.500 euro da destinare al rifacimento del piano viabile e all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali di Via Molini e Fondaco. Viva soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dal sindaco Francesco Fazio, che ha garantito di proseguire nel suo impegno a favore delle comunità di Fabrizia.
Dichiarazioni del consigliere Ernesto Alecci a margine della presentazione della terza edizione della Randonnée e delle Preserre ad Amaroni. Con molto piacere ho risposto all'invito del sindaco di Amaroni Luigi Ruggero e ho partecipato agli eventi dell'edizione 2024 della Randonnée e delle Preserre. Giunta alla terza edizione, quest'anno la manifestazione ciclistica si sta confermando anno dopo anno come un appuntamento molto importante, capace di interessare tantissimi appassionati e non. Attraverso un percorso non convenzionale che si snoda in tre province diverse, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, tutti i partecipanti hanno avuto modo di scoprire la bellezza dei nostri paesaggi, oltre alla bontà e alle qualità dei nostri prodotti tipici durante le soste e le degustazioni presenti nel percorso. Un modo unico di percorrere il tempo a ritroso, tornando indietro alle nostre radici sulle due ruote di una bicicletta. Ritengo fondamentale supportare manifestazioni di questo tipo che promuovono un turismo esperienziale e sostenibile legato alle radici dei territori. Oltre al mare e alla montagna, la Calabria deve necessariamente investire per sviluppare altre tipologie di turismo, per incrementare gli arrivi e destagionalizzare i flussi. Regioni come la Toscana, il Trentino Alto Adige e il Veneto da decenni hanno intrapreso questa nuova strada, vincendo la sfida con risultati oltremodo soddisfacenti. Il recente rapporto Viaggiare con la Bici 2024 ha rivelato che nel 2023 sono state oltre 56 milioni le presenze di cicloturisti in Italia, con un impatto diretto sull'economia di oltre 5,5 miliardi di euro. Mentre secondo Confcommercio il turismo delle radici in Italia può valere fino a 8 miliardi di euro. Numeri impressionanti, riuscire a intercettare parte di questi flussi sarebbe certamente un toccasana per i nostri territori, spesso in difficoltà a dare continuità ad una stagione turistica che ormai si concentra in poche settimane all'anno, senza considerare che la Calabria avrebbe tutto per accelerare in proposte turistiche del genere, in cui la nostra regione potrebbe offrire il meglio di sé, luoghi incontaminati, aria pulita, eccellenze gastronomiche, la nostra proverbiale ospitalità. Job shadowing a Valencia dell'Istituto Malafarina. Dopo un corso accelerato di lingua spagnola, che ha visto le docenti Sandra Macrina, Francesca Migliarese e Caterina Gatto e i loro colleghi Enzo Carito, Giuseppe Donato ed Alex Cistaro, impegnati per 8 ore consecutive presso un'accademia del posto, è seguito un momento di incontro, conoscenze e confronto con i docenti della scuola ospitante, al fine di valutare le analogie e le differenze tra il sistema scolastico spagnolo e quello italiano, con particolare riferimento all'istruzione professionale. Di fatto in Spagna la formazione in alternanza a livello di istruzione secondaria superiore è prevista solamente per il settore della formation professional e specifica, degrado medio, organizzata in diversi cicli formativi, corrispondenti a 22 settori professionali costituiti da moduli di apprendimento teorico e da un periodo di formazione pratica obbligatoria. Le varie comunità autonome hanno adottato la normativa nazionale e hanno definito i programmi di studio disponibili nella loro area di competenza. Gli istituti scolastici devono quindi elaborare programmi attraverso la stesura del progetto curricolare e della programmazione annuale. Questi documenti includono gli obiettivi, i contenuti, i criteri di valutazione e la metodologia che rispecchiano le caratteristiche degli studenti e le opportunità formative dell'area in cui si trovano. Tutto ciò è stato constatato dal team dei docenti italiani durante le giornate impegnative che li hanno visti intervistare, ciascuno per la propria disciplina di insegnamento, staff e studenti che frequentano l'Istituto CID Compeador e l'IES 25 d'Abril. I docenti hanno avuto anche la possibilità di immergersi nella vivace cultura spagnola e valenziana, godendo del clima, della cucina e delle attrazioni. Spettacolare è stata la visita dell'Oceanographic di Valencia, il più grande acquario oceanografico dell'Europa e una delle principali attrazioni turistiche della città, situato all'interno della Città delle Arti e delle Scienze, e meravigliosa è stata l'esibizione dei delfini dal vivo. I docenti hanno inoltre assistito ad uno spettacolo di flamenco, considerato patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO, in una tipica taberna flamenca, dove dei ballerini professionisti hanno iniziato a muoversi con maestria, accompagnati da chitarre e canti appassionati. È stato davvero emozionante vedere dal vivo la forza e l'espressività del flamenco, ha commentato Caterina Gatto. I movimenti dei ballerini, le vibrazioni della chitarra e la potenza delle voci hanno letteralmente catturato la nostra attenzione.
Il team dei docenti del Malafarina è da pochi giorni rientrato in Italia, soddisfatto per aver arricchito il proprio percorso professionale e per aver potuto collaborare con colleghi valenziani con i quali sono state avviate nuove sinergie e proposte di futuri progetti. Salvata tartaruga caretta caretta in difficoltà vicino alle coste di Briatico. Recuperata in mare a circa un miglio nautico delle coste di Briatico del Vibonese, una tartaruga caretta caretta in evidente stato di difficoltà, avvistata da un guardacoste della Guardia di Finanza in servizio di pattugliamento, che l'ha tratta in salvo con l'aiuto del nucleo sommozzatori della stazione navale di Vibo Valentia. Recuperata a bordo del gommone del corpo, la tartaruga è stata poi trasportata nel porto di Vibo Valentia e affidata alle cure del veterinario dell'ASP della città e dei professionisti del Centro Recupero Tartarughe e Animali Marini di Montepaone. L'esemplare, incluso nella convenzione CITES e nella Red List dell'International Union for the Conservation of Nature, è considerata specie vulnerabile per il rischio estinzione e l'intervento tempestivo dei finanzieri ha così permesso di evitare conseguenze letali per l'animale, già fortemente debilitato. I finanzieri della stazione navale di Vibo Valentia, nell'ambito delle quotidiane attività di sorveglianza costiera e vigilanza in mare, hanno avvistato a poca distanza dalle coste di Briatico l'esemplare in evidente stato di difficoltà. Informata la locale capitaneria di porto al fine di predisporre l'intervento del veterinario, la tartaruga, dopo la visita da parte dello stesso, è stata affidata al personale del centro specializzato catanzarese. Per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici, l'animale è risultato essere una tartaruga comune caretta caretta di sesso femminile. Piccolo squalo azzurro avvistato nelle acque di Lamezia. Sembrerebbe una verdesca, piccolo squalo azzurro di modeste dimensioni, quello che ha fatto capolino in acque antistanti il lungomare Falcone Borsellino di Lamezia. L'esemplare è stato avvistato questa mattina da alcuni ragazzi che passeggiavano sulla spiaggia. Guarda, guarda, uno squalo, grida qualcuno attirando l'attenzione dei presenti. Qualcuno ha realizzato anche un filmato e delle foto postandole sul web. Normalmente questo tipo di pesce abita in zone molto profonde, ma in questo caso è arrivato sino alla riva. L'esemplare ha poi preso il largo. Staletti, festa della Santissima Trinità a Casa Nazareth, alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Claudio Maniago. Il silenzio della preghiera, orante, scandisce la vita dei piccoli missionari della Trinità, una comunità monastica fondata sui principi del Vangelo. Obbedienza, povertà e castità sono arrivati il 16 marzo dal 2003. Da quella data, intorno a questo piccolo convento, sono nate iniziative di apostolato, formazione e preghiera, attraverso il coinvolgimento di persone provenienti da tutta la Calabria che trovano in questi religiosi ascolto e accoglienza. Domenica, in occasione della festa della Santissima Trinità, ha sottolineato il priore frate Franco Lio, una giornata speciale a conclusione del ciclo pasquale che termina con la Pentecoste, la comunità dei fedeli. Riprendendo il cammino liturgico del tempo ordinario, celebriamo questa festa. In realtà ogni giorno, ha proseguito frate Lio, in tutte le nostre preghiere e celebrazioni, Dio Trino è il centro delle nostre azioni personali e comunitarie. Tutto inizia e finisce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tornando ai principi ispiratori di questa comunità, nata e fondata su una regola approvata all'epoca dell'arcivescovo Monsignor Antonio Cantisani, che diede impulso a questi tre frati, Franco Lio, Tino Sanna ed Enzo Lazzaro, che poi viene ordinato sacerdote, inizio la loro storia a Chiaravalle Centrale. Il loro stile, incentrato sul silenzio e preghiera, diventa un punto di attrazione. Numerosi i giovani che si avvicinarono alle loro iniziative, tra cui la preghiera del mercoledì. Adorazione silenziosa al Santissimo Sacramento, un'ora in cui ogni individuo può entrare in dialogo orante con Gesù. Si trasferiscono a Saletti grazie ad una donazione sempre dell'arcivescovo Monsignor Antonio Cantisani di una piccola chiesetta con annesso convento dedicata alla Madonna in località Sarusi. Da questo luogo la storia continua e oggi, grazie a un progetto, si pensa a ingrandire e potenziare sia l'aspetto strutturale che del programma. Domenica dunque sarà una giornata speciale, non solo per celebrare la loro festa, ma soprattutto per capire il loro programma. Infatti nel pomeriggio si svolgerà un incontro in cui numerose saranno le testimonianze di fede di persone semplici che nel corso degli anni si sono avvicinati alla preghiera, trovando senso e significato alla propria esistenza.
La giornata sarà conclusa alle ore 18 con la celebrazione eucaristica nel prato del convento di fronte alla statua della Madonna di Lourdes, officiata da Monsignor Claudio Maniago, arcivescovo della diocesi di Catanzaro Squillace.